La natura però si manifesta senza equivoci ad uno sguardo più attento. Potrà anche risultare dolce ed elegante, ma essa è soprattutto solida e ricca, senza risparmio, di documenti preziosi e citazioni d'onde. Scorrendo l'indice e i titoli dei vari capitoli, prende già forma l'obiettivo ambizioso e visionario che anima il autore e lo ha spinto a dare una vita a tale creatura. Giovanni Fancello ha concepito un'opera sistematica e di grande respiro, come non era mai stata scritta finora, volta a tracciare una mappa ragionata dei dolci sardi, della loro origine ed evoluzione e delle loro parentele con altri dolci simili in altre città, civiltà dell'area mediterranea, in particolare quella romana, greca e araba. Si tratta di un lavoro complesso e rigoroso, che nasce da uno studio ventennale intorno a questo tema e che a pieno titolo riassume la passione e il sapere accumulati dall'autore in quel lungo periodo di tempo. È un'opera che ho apprezzato molto, attraversandola e attentandola di qua e di là con grande piacere, come se avendo un papassino o una telica. Un grande mare di possibili immersioni nella conoscenza, di sapori che riemergono alla memoria, di scoperte. E il naufragio nel dolce. Buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi. Ci scusiamo, ma il tempo oggi ci ha costretti in questa sala. Siamo qui per presentare il libro Durkes, che è il libro di Giovanni Fancello, e diciamo che questa è un'anteprima, perché il libro diciamo uscirà e sarà possibile avere in tutte le librerie a partire dal 30 di agosto. Questa anteprima, però, alcune copie, il festival dall'altra parte del mare è riuscito ad ottenerla per questa prima, e noi siamo molto contenti di poterlo fare in questa cornice, perché il festival dall'altra parte del mare è un festival ormai rodato, che è cresciuto ed è cresciuto da parecchi anni ormai grazie al lavoro di Cyrano, della libreria Cyrano e di tutti i compagni e diciamo gli amici che hanno collaborato e messo insieme i partner di questo festival. Ma prima di entrare nel libro, io vorrei così dire due cose su Giovanni. Giovanni Fancello nasce negli anni 50 a Chiesi, in una famiglia di pastori, è il primo figlio maschio dopo 5 sorelle, quindi è un predestinato a diventare e a fare il pastore. Però si ribella e decide di attraversare il mare, di andare in continente, così come si dice in Sardegna, e approda a Milano, lì vive per 3 anni, però come tutti i sardi fuori dall'isola si fa prendere dal mal di Sardegna, che è un mare comune che molti sardi di fuori hanno. Lui questo mare lo vede, è un grande appassionato di cucina e tutte le volte che ritorna in Sardegna per trovare i suoi per magari soddisfare questo male, si accorge che certi gusti, certi sapori inevitabilmente vengono a mancare, non ci sono, spariscono. Allora nasce un progetto, il progetto che poi diventa un libro, che è Sabores de Meilhomme, dove cerca di repertare, di raccontare le ricette della madre, e inconsapevolmente fa un ritratto forse anche antropologico di una famiglia di pastori che va dagli anni 50 fino agli anni 70 della Sardegna. Poi comincia a collaborare con un quotidiano, ha per 14 anni una rubrica sulla Nuova Sardegna che si chiama La Buona Tavola e scrive di cucina per vari giornali, per varie riviste, e quindi
fa programmi radio, fa comparsate anche alla TV. Nel 2012 per la trasmissione della prova del cuoco diventa il casalingo dell'anno. E quindi diciamo che la cucina, il mondo del cibo, il mondo è il suo mondo. Però, appunto, visto e considerato che di questo mondo se ne parla tantissimo nelle librerie, negli scaffali della libreria di cucina ci sono volumi strapieni, in ogni trasmissione ormai si parla di cuoco, la cucina entra dappertutto, ma io chiedo a Giovanni, questo libro era proprio necessario, perché non, con tutto questo parlare di cibo un'altra volta hai scritto Durkheim? Ne ho sentito proprio la necessità. Più vado avanti, più mi rendevo conto che era necessario fare un lavoro ragionato. Ci ho messo tanto tempo, questo è un testo della maturità. Ho scritto diversi libri di cucina, ma questo è proprio ragionato e gli ho dato una forma che ritenevo matura. In realtà perché era necessario? Perché documentandomi per scrivere i miei articoli sulla Nuova Sardegna leggevo tantissimi testi e su questi testi trovavo delle tracce che era, le mettevo proprio su un file che era fondamentale raccoglierle e poi rielaborarle. Noi parliamo di cucina sarda e mi rendo conto che è una cucina orale dove ognuno ha la sua teoria. Le prime ricette di cucina sarda sono del 1909. Fino a quella data non c'è una ricetta sarda scritta in nessun testo. Ne parla anche Cazzabretta di cucina, ma cita gli atti, non li documenta. Questo autore continentale si chiama Vittorio Agnetti, fa un giro in tutta Italia e parla per la prima volta nella storia di ricette di Sardegna, 6 ricette. I dolci, parla di 3 dolci, tutta le vaiscerga, tortelletti e ricotta fritta. Nessuno di voi conosce questi piatti, perché nell'evoluzione tutto viene travolto. Quindi mi sono reso conto che andando avanti e leggendo testi, poi sono un sardo madrelingua, trovavo le citazioni, conoscendo la cucina sarda, raccoglievo le ricette che erano molto vicine a quelle che conosciamo in Sardegna. Un esempio per tutti, ha detto, noi non siamo fortunati come i siciliani che hanno archestrato la gela che è del IV secolo a.C. che lascia dei testi di cucina. Noi non abbiamo niente di tutto questo. Però, consultando il testo di Catone Censore, secondo secolo a.C., lui è stato governatore della Sardegna per diversi anni e fa un trattato di agricoltura e in questo trattato riporta anche delle ricette. Tra queste ricette ne ho selezionato 5-6 dove indica delle preparazioni che sono perfettamente vicine a quelle della tradizione sarda. Le chiama in latino, uno per tutte, che è più facile, mustaceus, cioè mostaccioli, e poi gli unici che perdono questa ricetta sono proprio i sardi, perché non usano più mosto per fare questo dolce. E così, piano piano, ho raccolto tutte queste informazioni nel corso del tempo. Ecco perché era necessario raccontarle. Sì, un'altra domanda. Tu usi per questo titolo Durkheim, che è un nome sacro. Però questi dolci fanno il giro del mondo, nel senso che nel sottotitolo dici che è un viaggio attraverso i dolci. I dolci egiziani, babilonesi, parli dei dolci egizi, parli di una sorta di contaminazione che arriva e compongono questi dolci sardi. Cioè, quindi i dolci che noi mangiamo non sono solo sardi, quelli che abbiamo oggi sulle nostre tavole. Allora, no. Una domanda. Tu citi anche i dolci, parli di dolci babilonesi. In realtà
Mentre noi iniziamo a documentare la cucina nel 1909, le prime ricette al mondo sono babilonesi e sono del 1700 avanti Cristo. Io uso questo termine turkes, io sono locutorese, noi le chiamiamo turkes, ma in tutta la Sardegna abbiamo una serie di varianti linguistiche orali, parlate, che ognuno pretende la sua variante della parola. Io ho usato turkes perché finalmente si inizia a documentare la lingua sarda. Se si deve comunicare qualsiasi cosa, bisogna scriverlo secondo questa convenzione. Turkes è stato ritenuto il termine etimologicamente più vicino alla lingua latina, e quindi quando si parla di dolci si usa questo termine turkes. Turkes deriva dal latino dulcis, che vuol dire piacevole al gusto, e quindi era molto importante usare questo nome anziché quello mio locutorese, perché questo è il termine ufficiale. Poi parli di contaminazioni. Noi quando diciamo il dolce sardo è più buono, ma anche da poco sulla Nuova Sardegna ho scritto: ma è più sardo un uva passino fatto con farina della California, noci della California, farina bielorussa, uva passa turca, estrutto emiliano, o una bennetta fatta di grano sardo prodotto e trasformato in Sardegna, pancetta di cloache e uova di fogni? Ecco, dobbiamo anche un po' perdere questo senso di sardità. I dolci nostri sono figli della nostra storia. Noi siamo un popolo nuragico che ci ha sempre detto che eravamo pastori, ma molti autori del mondo antico ci dicono che eravamo un popolo che viaggiava. Una citazione attribuita ad Aristotele dice che i sardi, che c'era un popolo che commercializzava un pesce sottosale che portava il suo nome. Ma non solo, Aristotele diceva pure isola che dice per ogni cosa. Tutto il mondo antico ha grande attrazione per quest'isola. I sardi nuragici vanno in Egitto, sono i soldati di Ventura combattono con Ramsete II e sono soldati di Ventura con Ramsete III, quindi un continuo scambiare. Io ho parlato con i testi del mondo antico per ricostruire queste pietanze. Il grano ispirò, come ogni pianta considerata nobile, miti e simboli religiosi fin dall'antico Egitto, dove la sua spiga diventò un attributo di Osiride. Osiride spiga divenne nella teologia dell'antico Egitto la fonte e il fondamento di tutta la creazione. Nella mitologia babilonese lo spirito del frumento era un giovane dio che ogni anno moriva per poi tornare in vita, così come il seme affondava nella terra per rivivere. Nell'antica Grecia il grano era simbolo di Demetra, la quale, secondo una leggenda, lo aveva donato agli uomini dopo che la figlia Core era stata rapita da Ade e condotta negli inferi. Per ricompensare Tritolemo, che ne aveva rivelato il nome del rapitore, Demetra gli donò il seme del grano, un aratro di legno e un cocchio trainato da serpenti, mandandolo a vagare per il mondo a insegnare l'agricoltura. Un'antica leggenda tramandataci da Timeo e riportata da Diodoro Siculo, Estrabone e Pausania, narra che Ercole inviò in Sardegna, al fine di fondarvi una colonia, 41 dei suoi 50 figli, al comando di Iolao, che giunto nell'isola e debellati gli indigeni, vi ripartì le fertili terre fra i componenti della spedizione, ad opera dei quali fiorì nell'isola una nuova agricoltura, la cerealicoltura. I nuragici ci hanno lasciato come testimonianza della loro attività alcuni bronzetti raffiguranti portatrici di pane e offerenti focacce. Presso la reggia nuragica di Valumini sono stati ritrovati frammenti di macine per la molitura dei cereali, bacini per la manipolazione della pasta e forni per la panificazione. Panificavano con l'uso delle ghiande,
tecnica sopravvissuta in Sardegna fino a non molto tempo fa e conosciuta da tante altre civiltà lontane del Mediterraneo. I nuragici adoravano il sole e la luna e il loro pane e i loro dolci avevano sicuramente le loro forme. A Roma, la dea delle messi Cerere, derivata dalla greca Demeter, è raffigurata come una matrona con ghirlande di spighe in capo. Il suo nome latino possiede la stessa radice di crescita. Con la progressiva cristianizzazione dell'impero romano e le funzioni di Cerere furono attribuite alla Madonna, come dimostrano molte feste popolari. I contadini, fino a qualche secolo fa, credevano che il grano fosse abitato da uno spirito che per qualche mese rimaneva sepolto con i chicchi seminati per poi ritornare alla luce del sole con le spighe. Si pensava che lo spirito del grano fosse presente nel fascio di spighe che si lasciava per ultimo nel campo al momento del raccolto. Tagliando le ultime spighe, esso era catturato. Per questo motivo si portava a casa l'ultimo covone. In autunno poi si prendevano i chicchi del sacro covone e si mescolavano con il grano da semina, oppure si spargeva in primavera sul frumento giovane in modo che lo spirito racchiuso in essi esercitasse la sua influenza fertilizzatrice. In Sardegna, i genitori della sposa, come nelle antiche civiltà mediterranee, prima di recarsi in chiesa, benedicono la figlia con chicchi di frumento. Poi, durante il percorso verso la chiesa, gli sposi ricevono l'omaggio dei compaesani che gettano loro altri chicchi. Infine, dopo le nozze, i due giovani sono accolti sulla soglia di casa dagli invitati con un lancio propizio e benaugurante. Il grano e la farina è un ingrediente fondamentale per la realizzazione dei dolci. Adesso la parola a Grazia Maria Scarpa, agronomo, professore della Facoltà di Agraria di Sassari. L'ho conosciuta mentre raccoglievo gli elementi su questo libro quando ho intrapreso il percorso ad Esamontia, difficilissima da trovare. L'università invece stava facendo degli studi molto interessanti sul DNA della pianta. Adesso poi siamo diventati amici, lei la bozza finale del libro me l'ha letta con molta attenzione, quindi devo anche a lei l'uscita, il suo contributo è stato importantissimo. La domanda che volevo farti, grazie Maria, è: noi utilizziamo sempre tutti questi frutti, i frutti, i grani per fare i dolci, tipo quello del mandorlo, della noce, della nocciola. Sono frutti, ma sono anche semi, sono anche vita. Potranno generare nuove piante. A te, che sei una studiosa, sei una scienziata della materia, come mai abbiamo scelto questi frutti per realizzare questi dolci? Potremmo trovare altre versioni. Allora, infatti, le piante formano i frutti apposta per essere raccolti, in modo che in natura vengono disseminati dagli animali. Questo percorso a noi manca, nel senso che l'essere umano poi non reseme il frutto. Gli animali lo fanno, in genere lo fanno accompagnando da un po' di fucine. Lo ridepositano poi alla fine del mondo. Il frutto in sé è la parte più nutriente della pianta, nella maggior parte dei casi. Ovvio, poi utilizziamo altre piante per altri scopi, ma il frutto in sé sono quelli di cui sappiamo c'è maggiore energia, c'è la possibilità di una nuova vita, ed è questa che noi assorbiamo quando li utilizziamo. In particolare, il frumento di cui stavamo parlando è un seme che ha accompagnato l'uomo sin dal suo inizio come animale stanziale e non più vagante, quindi non più solo cacciatore o raccoglitore, ma quando ha iniziato a decidere di coltivare e fermarsi nei posti. Ci sono tante discussioni tra le varie popolazioni su chi è stata la prima a coltivare il frumento. In realtà è probabile che dove il frumento era spontaneo sia stato puntiforme, qua e là nel mondo qualcuno ha iniziato a coltivarlo, qualcun altro lo ha scoperto, qualcun altro lo ha rinnovato. Il frumento tra l'altro è una pianta che non dovrebbe esistere, perché è un incrocio tra specie diverse avvenuto in natura. Specie tra loro anche molto lontane, uno è il fano selvatico, l'altro è l'Echiplos,
Il faro selvatico tuttora utilizzato, almeno i nuovi fari, quelli selezionati successivamente, quindi sia il frumento duro sia il frumento tenero, teoricamente non dovrebbero esserci. In realtà, come tante altre specie, esistono perché l'uomo le ha trovate e ha iniziato a coltivarle. Perché l'uomo ha impatto questa pianta a esistere e a diffondersi, e piano piano si è cresciuti insieme. I primi frumenti non somigliano più a quelli che stiamo coltivando ora. Lui stava citando un frumento di epoca babilonese che poteva dare da un seme 50-60 nuovi semi. Con i moderni si arriva a 300 semi per pianta, quindi da un seme iniziale. Secondo qualcuno si potrebbe arrivare anche a 600, ma è troppo, significa un solo seme messo a casa e coccolato singolarmente senza altre piante intorno. No. Questa è stata la selezione dell'uomo. Inizialmente ha scelto, poi ha selezionato le piante migliori e tuttora le utilizza al meglio possibile. Grande passo avanti per questa pianta che tanto conosciamo, noi stavamo prima parlando di DNA, di conoscenza del DNA, il frumento è studiatissimo, conosciutissimo da questo punto di vista, tanto che si è arrivati adesso al sequenziamento, cioè conosciamo del frumento tenero ogni lettera che compone il suo alfabeto. Che vantaggio c'è, oltre alla bellezza della conoscenza che non deve mai abbandonarci? Il fatto che potremo lavorare su questa pianta in maniera più mirata, per avere piante più resistenti, su cui sarà possibile utilizzare meno fitofarmaci e che cresceranno anche in ambienti un pochino più ostili. Siamo una popolazione in crescita e il frumento ci accompagnerà ancora in tanti anni a venire. Sonia Grossato, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Però oltre che essere docente, ha una grande passione, una grande conoscenza del mondo, del mondo della fotografia. Pensavo dei dolci. Già. Supalatu, meno 31. Aspa, sono alcune sue creature che colloca e che fa crescere, che coccola e che fa crescere. Però nel libro Giovanni parla della forma dei dolci. C'è un capitolo in cui lei dedica proprio questo, forse perché i dolci più di qualsiasi altro cibo ci catturano prima con gli occhi, prima si fanno... ci fanno venire quella polina in bocca solo a guardarli, perché proprio sollecitano il desiderio. Lei volevo chiedere appunto dalla sua, per le sue conoscenze, per quello che lei è e ha studiato, cosa ne dici delle forme, della forma del cibo? A parte che con l'introduzione così mi ha fatto venire un'ansia, una frustrazione, inizia a posso dare una cosa tranquilla, mi era piaciuto tanto invece specialista di dolci. E iniziavamo così, eravamo tutti amici. Bene, no. No, era bella la sua, era proprio tranquilla. Invece volevo dirvi che è bellissimo parlare con la danza dei vostri ventagli, è super erotico, continuate così, e mi sento anche rinfrescata. Invece, più che okay, volevo rispondere alla tua domanda e parlare della forma, però volevo fare una digressione e iniziare con una citazione di un film che secondo me, che siate appassionati di cinema, che siate persone della memoria del ferro o no, ricorderete tutti che è Il silenzio degli innocenti. Ci siamo un po' tutti, fa un po' schifo a tutti, una scena un po' da mal di stomaco, ok, e l'ultimo dialogo tra Annibal Lecter e Clarisse, quando lui le dà l'indizio finale, perché lui le dice, ce l'ho scritto perché io la memoria non ce l'ho, le dice, qual è la prima cosa che fa? Che bisogni soddisfa, desidera. E com'è che iniziamo a desiderare? Nel momento in cui noi osserviamo, nel momento in cui noi posiamo gli occhi sul mondo.
ed è un indizio bellissimo nel momento in cui Hannibal Lecter, che pure ha una scelta di menù lievemente diversa dalla nostra, io lo spero, però ci dà un input per questa serata, perché dà subito un tema importantissimo, un tema molto caro a me, che mi occupo d'arte, ma un tema molto caro per la serata, come si vede delle bellissime immagini di, me lo sono segnata, di Francesco Brunetto, un po' per rispondere alla domanda di Stefano, ma che in realtà riguarda tutti noi, il modo in cui noi guardiamo il mondo e il modo in cui attraverso i nostri occhi si scatena il desiderio, ma non quel desiderio come ci hanno un po' insegnato a livello televisivo, quel desiderio ingenuamente erotico, non è solo il modo in cui noi apparentemente guardiamo un'altra persona e si scatena il desiderio sentimentale. Qua Lecter parla di una cosa molto più raffinata, il desiderio della sopravvivenza, il desiderio che ci rende umani e che dunque ci porta a voler continuare a vivere, che è un rapporto bellissimo. Solitamente nella letteratura legata al cibo sono coinvolti tutti gli altri sensi, siamo abituati ovviamente a parlare del gusto, a parlare, se volete, dell'olfatto, addirittura dei suoni della cucina, il crepitio, lo sfrigolare dell'olio, ma ingenuamente mai della vista. Eppure pensate a quanto, anche solo in pasticceria, quanto sia un orgasmo visivo, anche solo a livello cromatico, e di come sia la forma, esattamente come diceva Stefano, a scatenare la voglia di mangiare, la voglia di sopravvivere, il desiderio, o quello che noi ingenuamente continuiamo a chiamare desiderio, perché abbiamo perso la profondità del tumulto che ha questa parola. Perché se andiamo a livello etimologico, il desiderio viene da de sideo, cioè la distanza, un de privativo delle stelle, la distanza che noi abbiamo dalle stelle, quando si guardavano le stelle per avere degli auspici, sia a livello, se volete semplicemente sapere se si può prendere, ma cambio microfono, dà fastidio? Se doveva seminare un campo o prendere il lardo, prendere il mare, oppure per avere delle previsioni. Ma se vi ricordate, se qualcuno di voi si è flagellato scegliendo il classico, e vi ricordate, nel Bello Gallico i desiderantes erano i soldati che con la sola luce delle stelle la notte ritornavano nel campo per cercare i compagni che non avevano fatto ritorno. Dunque, guidati solo dagli occhi e dalla pochissima, dalla fioca luce delle stelle, cercavano i compagni, quelli che nell'esperienza della battaglia gli erano tutto, quello è il desiderio. Noi diciamo oggi, desidero una borsa, desidero delle scarpe, quelli desideravano ritrovare colui che gli era tutto. Nel quotidiano noi abbiamo perso lo spessore della parola. Per questo Freud dice che il desiderio è complicato. Eppure il desiderio è una cosa che noi dobbiamo restituire nella forma del quotidiano. Pensate, Giovanni prima parlava di come di una sardità, di un'identità. Pensate nella sobrietà di una Sardegna, magari non di oggi ma di ieri, noi sardi abituati a tradurre delle leggi non scritte, nella nostra sobrietà sentimentale eravamo abituati a tradurre tutto in forma. Non stava bene manifestare che tu eri una ragazza disponibile, non stava bene tradurre o manifestare un interesse. Dunque siamo stati abituati a tradurre tutti i sentimenti in forma. Matisse, che è un grandissimo artista, lo conoscerete, diceva che laddove l'interiore è tumulto, la forma diventa la forma più pura di pensiero. E noi sardi l'abbiamo fatto per secoli. Come manifestare la disponibilità di una ragazza al matrimonio? Come manifestare la disponibilità al sentimento? L'abbiamo fatto come? Attraverso i gioielli, attraverso i vestiti, attraverso i panni. Ecco che il dolce
diventa la traduzione di un mondo piccolo, la forma reale di un mondo che non è solo il mondo della festa, nel senso santificare la festa, ma diventa anche un mondo che è il nostro mondo, il compleanno, il superamento di un lutto, la santificazione di un voler bene, la forma di un desiderio, che è quello del nostro mondo interiore, un mondo che non finirà nei libri di storia, ma è un mondo, un sentimento che prende forma tra etica ed estetica. Non so, ho preso il largo, però immagino che tutti lo viviamo quotidianamente. Dunque quasi mi viene da chiederti qual è la forma del tuo desiderio, se ce lo puoi dire. In effetti, vivendo in Sardegna a Tiesi, i dolci che mangiavamo avevano veramente delle forme arcaiche ed erano abbastanza anche rudimentali nella preparazione. Penso a Satanta Sbegania, che cito nel libro, a Sagozzola de Erda, a Bogone de Erda, sono veramente preparazioni preistoriche. Quando Stefano mi chiedeva, diciamo, qual è il dolce? Dico, alla fine del libro ho detto, ma il dolce più moderno, sul biscotto, l'ho differenziato per non tradurre, non voglio mai tradurre le parole in italiano perché le storpiamo, basta andare in una pasticceria perché si dice chitti, barbassini, è tutto sbagliato. E allora lo chiamo in sardo, che però è in latino, biscotto vuol dire cotto due volte, però stranamente questo termine raccoglie tutto il percorso dei dolci. I primi dolci sono pane e miele, pane tostato e miele. Quindi il biscotto, però la forma elegantissima, soffice, moderna, è sicuramente uno dei dolci che entrano nella tradizione sarda con i Savoia, che si rifugiano nel primo 800 in Sardegna, sfuggendo da Napoleone che sta cercando di conquistare il Piemonte. Lui va a Cagliari, chiaramente il re si avvale di tutta la servitù sarda, poi dopo un po' tranquillo ritorna, riabbandona la sua isola e lascia tutta questa servitù con una serie di indicazioni per seguire questa ricetta. Ogni paese in Sardegna ha la ricetta originale. In realtà è il vero errore. Mai in cucina c'è una ricetta originale, ma percorrendo la storia questa ricetta cambia continuamente. Quindi il mio oggetto del desiderio è subito rotto. Senza l'influenza della cucina francese in Piemonte e di piemontesi che arrivano in Sardegna, non si sarebbe mai realizzato questo oggetto del desiderio, il biscotto. Le immagini che stiamo vedendo sono, come diceva prima Sonia, di Francesco Cornetti. La copertina del libro è di Francesco, è una lui con Giovanni e l'editore hanno dissertato parecchio su quella che poteva essere la copertina del libro. Francesco cosa ha fatto? Lui è un aglia, è un blogger e quindi vive di immagini, queste immagini che poi lascia nelle lettere, le dà ai social e vanno in giro per tutto il mondo, diciamo. Quello che volevo chiedere appunto sulla falsariera del concetto di forma e di immagine, cioè, ma qual è la suggestione per cercare di costruire queste immagini? Comunque, già. Ok, buonasera a tutti. Intanto devo ringraziare Giovanni perché mi ha coinvolto in questo bellissimo progetto, mi ha messo alla prova perché, anzi rispondo subito alla tua domanda, i dolci
stati sono difficilissimi da fotografare, perché li vediamo così semplici. Hanno una personalità fortissima, tutti quanti. Quindi quando mi sono ritrovato a fotografarli, mi sono accorto che ho, insomma, le difficoltà aumentavano, proprio perché noi li conosciamo da sempre, per noi sono assolutamente normali, sono belli, ma non ci siamo forse mai posti il problema di ritrarli. Non nascondo che appunto ho avuto un po' di difficoltà, però è stato divertente e formativo, perché insomma sono stati anche loro dei soggetti preziosissimi da immortalare. Quello che a me piace tantissimo del cibo, oltre alla sua forma, è il rappresentarlo con i protagonisti, del cibo, che siamo noi. Qui ho potuto mettere solo una... C'è un crepitio. Senta. Dicevo, c'è una foto in particolare che rappresenta un po' il genere che io preferisco, che è questa qua, perché rappresenta la convivialità, rappresenta un momento, cattura un momento, se vogliamo, banale, semplice, ma che noi non siamo abituati a vedere, perché noi siamo sempre seduti a tavola. E diciamo che è diventato un po' il mio soggetto preferito, la tavola dall'alto con le mani che, insomma, si muovono. È un po' una danza, forse vi sembrerà stupido, ma quando io osservo dall'alto i movimenti che noi facciamo quotidianamente, mi rendo conto che sono dei movimenti suggestivi, e noi li facciamo con estrema semplicità, eppure questo accade sempre, tutti i giorni. Sarà brevissimo, non vorrei aggiungere tanto altro. Ti ringrazio ancora tantissimo, Giovanni. Niente, buona serata. Lo zafferano, Crocus sativus, è menzionato in un papiro egiziano del 1550 a.C. Non si conosce con precisione quale sia la sua terra d'origine. La maggior parte degli studiosi ritiene che sia originario del Kurdistan, ma altri, basandosi su esili indizi, pensano che la terra d'origine sia il Messico e che da lì, in epoche preistoriche, abbia raggiunto il continente asiatico. Dai tempi antichi, oltre ad essere apprezzato per il suo valore gastronomico, è stato largamente utilizzato a scopo terapeutico. I medici egizi lo prescrivevano per la cura del mal di testa, delle malattie intestinali e di quelle respiratorie. Mescolandolo con il miele e altre piante curative, si ricavava il kufa, un medicinale cui si attribuivano doti afrodisiache e al quale ricorrevano i faraoni. Un prontuario assiro dell'8 secolo a.C. elenca un numero sterminato di disturbi per i quali lo zafferano era ritenuto efficace: difficoltà del respiro, urinazione dolorosa, disturbi mestruali, ulcera, ferite, afte, palpitazioni, itterizia, malattie degli occhi, disturbi del fegato, diarrea, vomito, malattie della testa e altro ancora. Omero, Virgilio e Ovidio citano lo zafferano nelle loro opere. Per esempio, nel 9° e 12° libro dell'Iliade si narra di come Isocrate facesse profumare i guanciali con zafferano prima di andare a dormire e di come le donne troiane lo usassero per profumare i pavimenti dei templi. Ippocrate lo prescriveva per fare impacchi sui punti dolenti della gotta o in caso di reumatismi. Teofrasto, discepolo di Aristotele, vissuto nel 3° secolo a.C., dedica allo zafferano una monografia dove insegna come utilizzare in aromaterapia gli oli profumati di questa spezia. Era chiamato anticamente anche zaverano, zaffarano, zafrano, voci della nomenclatura cucinaria di provenienza araba. La parola zafferano proviene dal persiano zafran, giallo, oro, luce, illuminazione. Gli egizi cospargevano le mummie di zafferano perché immaginavano che il suo profumo fosse capace di innalzare la preghiera. Una leggenda greca
vuole che Zeus ed Era facessero l'amore con tale ardore che dal prato su cui giacevano spuntavano fiori dello zafferano, dei quali Dio Hermes, consigliere degli innamorati, si serviva per risvegliare il desiderio sessuale. Un'altra leggenda narra della ninfa Smilace e del giovane Cromo. I due si amavano, ma un giorno il dio Hermes, invidioso, si adirò e per punire i due trasformò lei nella pianta della Smilax aspera e lui in un piccolo fiore violaceo dal cuore di fuoco, il fiore dello zafferano. Ancora una leggenda racconta che lo zafferano è nato da una duplice ferita. Un giorno il dio Hermes, mentre si esercitava nel lancio del disco, ferì per sbaglio il suo amico Croco. Questi morì sul colpo, ma il suo sangue, sparso sul terreno, si tramutò per volere di Hermes in strani fiorellini, ciascuno dotato di 3 stigmi. L'intenso profumo e il colore luminoso sarebbero poi diventati lo zafferano, la spezia più preziosa. Dalla vittoria dell'amore, nell'eterno scontro di questo con i lati oscuri della vita, nascerebbe la prima virtù dello zafferano, quella afrodisiaca. E probabilmente per questa ragione che Zeus in persona, secondo Omero, ne usò e abusò, giungendo a tappezzare il suo bacillo con stigmi di zafferano. Fu ai tempi dell'impero romano che lo zafferano raggiunse l'apice della sua gloria, al punto di essere considerato il simbolo di quanto di più prezioso ci fosse al mondo. In occasione della cerimonia dell'incoronazione dell'imperatore, si cospargeva di zafferano la via sacra, la strada che il sovrano doveva percorrere per ricevere la corona. I patrizi, per fare sfoggio della loro ricchezza, invitavano i commensali a riposare su cuscini cosparsi di petali di zafferano e rovesciavano a pioggia sulla loro testa la polvere di quest'ultimo, mentre nelle cucine si preparavano vini aromatici, selvaggina e pietanze colorate con i preziosi stigmi. Lo zafferano è fondamentale nella pasticceria sarda, ma non solo nella pasticceria, anche nella cucina. Quindi ho cercato, quando si legge i documenti sullo zafferano, si parla sempre di origine medievale, proviene dall'Abruzzo, e qui invece riporto anche tutte queste citazioni della mitologia greca. Adesso passiamo la parola a Vivi. Vivi è un'amica di infanzia, nasciamo nello stesso paese, frequentiamo la stessa scuola. Dopo che ho raccolto tutti gli elementi per questo libro, mi sono consultato con lei, le ho chiesto se era disposta a leggermi quello che avevo raccolto. Beh, abbiamo trascorso più di un inverno a sentirci tutte le sere per telefono e mettere giù alcune variazioni del testo, quindi ha ingentilito ciò che io avevo iniziato a dare forma. La prima domanda che era a Stefano. Allora, Vivi, la postazione, che è la prima lettura che ha fatto Roberto, ha scritto a Vivi, e lei inizia il suo racconto con una parola e la finisce poi con quella, che è dolce. I dolci sono veramente questa preziosa, fanno sciogliere la pollina in bocca, però sono anche dei simboli in Sardegna, infatti per ogni festa c'è un dolce diverso. Quindi, Vivi, cosa ci dici? Io non ringrazierò Giovanni come ha fatto Francesco, perché mi ha cacciato in questo guaio, incautamente, anche un po' saticamente. Io sono timida e soffro molto in queste situazioni, però adesso ho deciso di soprassedere, di andare oltre, come direbbe mia figlia, oltre me stessa. E poi però, come diceva mia madre, sempre citando i parenti, dopo facciamo i conti. Allora, io credo che gli dèi siano furibondi da quando gli uomini hanno
cessato di donare loro i dolci, che sicuramente facevano per accattivarsi le simpatie, le loro simpatie, e anche per garantirsi, insomma, una protezione. E nel bagaglio di credenze di quel mondo che descrivi, che attraversi, insomma, nel bagaglio, nell'immaginario dell'uomo greco o romano, quei dolci propiziatori potevano favorire uno dei rarissimi punti di congiunzione tra la sfera celeste, diciamo, e gli abitanti della Terra. Quei dolci, nel passato, nel mondo classico, preclassico, insomma, erano concepiti e offerti per, come posso dire, per creare una l'emozione che mi dico, per avere una, per creare un'occasione di incontro con gli dei. Pensa che elaborazione astuta facevano questi umani, no? Così disarmati apparentemente. Avevano questa funzione, un'occasione di incontro con gli dei nel tempio, proprio nel tempio, dove i dolci venivano deposti e dove gli umani immaginavano di potersi incontrare con gli dei per magari consumarli insieme, insomma, diventando così, provando proprio un piacere enorme nello stare insieme in quella situazione. Poi, scusa, loro immaginavano che gli dei sarebbero accorsi a fronte, attratti da queste bellezze, da questa meraviglia, e così poteva avvenire, secondo il loro sogno, il loro desiderio, perché i dolci nascevano proprio con questo intento, con il desiderio di raggiungerli. E gli dei, in questo modo, nella discesa, si sarebbero un po' umanizzati e gli umani si sarebbero un po' elevati grazie a quella breve, intensa, ma anche dolcissima frequentazione, notturna forse. Poi racconti quell'episodio di cui mi hai parlato, quello per il quale, insomma, si costringevano il capo con frammenti di dolce, io non lo so così bene. Allora, questa storia è troppo lunga, è troppo complessa, io non ho il tempo di raccontarla, però ho il tempo per dire, e lo dico con orgoglio e anche con soddisfazione, che a un certo punto questi artefici dei dolci si riappropriano delle loro creature, decidono di goderne appieno, senza spartirli più con gli dei, insomma di farli da parte. Per citare un altro titolo di film, La caduta degli dei, Giovanni Vercello in Durkes fa anche questo, tra le mille altre cose, cioè racconta il passaggio dalla sacralità iniziale dei dolci fino all'utilizzo degli umani, da parte degli umani, perché loro perseguono e vogliono raggiungere assolutamente un piacere indispensabile e umanissimo, un piacere che finalmente vede protagonisti di questo. I dolci, il piacere che nella nostra epoca ormai è il fine ultimo, non ci sono altri scopi, si mangia, si addenta un dolce, lo si assapora per goderne, e invece c'è un momento in cui i dolci evolvono, come abbiamo raccontato Sonia, cambiano le forme, cambiano le circostanze in cui si consumano, cambiano anche la frequenza con la quale se ne fa uso, ma non cambia di sicuro quel piacere che si declina sempre con una gratificazione, con una gioia per aver finalmente raggiunto quello che secondo me forse è un anticipo di paradiso. Credo che gli dei siano veramente fuori bondi per questo.
In realtà l'emozione, lei ha letto profondamente il libro, quindi si è fatta carico di tutto il suo contenuto. In realtà poi nel dolce, perché è così importante? Inconsapevolmente il primo dolce dell'uomo è il latte materno. E poi l'uomo non fa altro che nella vita dall'uomo preistorico andare a ricercare, a ripetere questo momento di rassicurante. Che poi trova nel miele, nella sapa e poi ancora nello zucchero. Adesso arriviamo al vino. Nelle parti finali del libro chiedo a Giorgio De Muro, sommelier, chiedevo una conoscenza che nelle feste del paese si utilizzava quando si consumavano i dolci nelle cose di solenni, o la vernaccia, la malvasia, il moscato, il vino bianco. Non c'era grande attenzione, però il giorno di festa il vino dolce era combinato. Chiedo a lui di ragionare sul vino da parte dei contemporanei, sul vino dolce, come l'abbinamento, e lui fa un racconto anche nel libro sul vino in abbinamento al dolce. Sì, buonasera a tutti. Anche io ringrazio Giovanni perché mi ha coinvolto, forse il progetto è partito 3-4 anni fa, un po' di tempo fa ne abbiamo parlato e io subito ho accettato perché il mondo dei vini da dessert, quindi non solo dolci, vini da dessert è veramente bellissimo nell'ambito della positiva frequentazione che abbiamo noi sommelier. È una fase, una parte bellissima di questa, nella produzione enologica, e affonda le radici nella storia, così come ha raccontato benissimo Giovanni per quanto riguarda i dolci nel suo libro. Sì, storicamente nei battesimi e nei matrimoni il brindisi veniva fatto con un passito che accompagnava un dolce. Noi adesso, oltre a me che parlo, ho già cominciato a girare i bicchieri di quindi io ho preparato la battuta, ma non la fossimo giù che scaldavamo l'ambiente con cui anche lui lo spostamento di sede ha un po' verificato la battuta, però potrebbe arrivare questo bellissimo esempio di produzione di vino da dessert isolato. Io ho accolto, come dicevo prima, con grande entusiasmo l'invito di Giovanni perché sono veramente convinto che la Sardegna abbia tutte le carte regole per diventare patria elettiva di questa tipologia di produzione enologica, soprattutto per quanto riguarda la latitudine e i cambiamenti climatici di cui oggi abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione. Stiamo diventando un paese tropicale, sul riscaldamento accentueranno ancora di più questa tendenza. Quindi la presenza del sole con tantissimi giorni all'anno, la maturazione delle uve che raggiunge insomma, determinati livelli zuccherini, hanno tutte le caratteristiche per poter elaborare questo tipo di vino. Il problema è che ci sono molti produttori qui in sala, ne ho già visto alcuni, e purtroppo al momento siamo come sardi, autori di grandissime eccellenze in questo ambito, però i numeri sono ancora molto piccoli. Se pensiamo a produzioni storiche che tutto il mondo ci invidia, come la vernaccia di Oristano, la malvasia di Bosa, qui parlo, infatti dicevo che non sono dolci perché sono la malvasia di Bosa e Riserva e la vernaccia di Oristano sono vini secchi che però per la loro caratteristica, per tutto il bagaglio aromatico e il contenuto di ceppo, un loro raffinamento molto particolare, e sono un accompagnamento ottimale anche con certi tipologie di dolci, che ne parliamo anche qui nelle pagine di questo per il libro. Dicevo, sono dei prodotti che tutto il mondo ci invidia, e purtroppo ogni anno diminuisce sempre di più il numero di ettari che vengono dichiarati alle commissioni per le DOC, e questo non è un bel segnale. Nelle pagine del libro, dicevo, abbiamo analizzato soprattutto il panorama sardo per quanto riguarda le DOC, però ci sono delle piccole produzioni, anch'esse, che affondano la radice nella storia, che sono al di fuori di questa catalogazione, perché spesso c'erano dei ceppi di viti
a Bacca Bianca in mezzo ai vigneti di Camonau, che è gestito soprattutto la zona imolese, definita genericamente Gramazza, che venivano utilizzate per fare i vini passiti. E devo dire che questa connotazione della tradizione sarda si avverte anche nelle definizioni che esistevano tanto tempo fa, prima ancora che venissero un po' definite in maniera tecnica le pratiche enologiche. Già allora c'era la distinzione tra l'appassimento in pianta e pure gli appassimenti sui graticci. Infatti il primo viene chiamato Durca naturale e il secondo Durca Soriao, perché le uve in quel caso venivano messe ad appassire su i progenitori dei graticci, che si chiamavano Sosenizos. Una bottiglia di passito non mancava mai in casa da offrire a tutti gli ospiti per Sponvidos. Quindi, come detto prima, nelle feste il brindisi veniva fatto con un vino passito, tant'è vero che poi è nata la definizione di vino in missa, perché anche per le funzioni religiose il vino che viene utilizzato, anche il tola viene utilizzato, è un vino passito. Questo abbiamo parlato dell'aspetto storico. Devo dire che la tipologia di vini passiti sfida il tempo per tre ordini di motivi. Uno è questo che vi ho detto, appunto, il fatto che si risale a tantissimi anni nella tradizione storica della nostra regione. Il secondo motivo è che è un vino che, sia per aspettare un momento più idoneo per la vendemmia, l'appassimento giusto in vigna, oppure che le uve messe ad appassire sui graticci raggiungano il grado desiderato di appassimento. E poi anche in molti casi le tipologie di lavorazione. Questo che vediamo adesso, che stanno versando, è un vino che trascorre 10 anni in botte. 10 anni, quindi non so se sarà la vendemmia, questa sarà il 2007, sono ricordi, dal 2005. Anna ce l'ha con te. Quindi il tempo, come vedete, continua a diventare un elemento comune. E il terzo uno dei motivi per cui è una tipologia di vino che si dà il tempo è perché, rispetto ad altri vini, una volta aperti hanno una capacità di durare molto maggiore, perché contengono un conservante naturale che è lo zucchero, addirittura in questo caso dell'Angliru raddoppia, perché c'è anche l'aggiunta di acqua, e quindi veramente una bottiglia che una volta aperta può durare tantissimo tempo. E questo è un vantaggio sia per noi consumatori comuni, sempre la bottiglia in casa, ma anche per i ristoratori, che possono impostare un menù con una proposta di vini da testa alla bottiglia. Perché il problema di valorizzare la tipologia dobbiamo vivere tutti quanti, non possiamo solo chiedere alle aziende di fare uno sforzo, di continuare, di insistere nel produrre scientifico, cioè ci fa piacere, come lo fanno è meglio per tutti, però dobbiamo essere anche noi, sia come consumatori, appunto, avere sempre una bottiglia di vino da vestire con frigo, dura tantissimo, possiamo offrirlo, possiamo usarlo noi per chiudere un pasto particolarmente riuscito, oppure magari dobbiamo anche acquistare dei dolci come quelli raccontati nel libro. I ristoratori, come dicevo, approntare una carta di vini da dessert, magari anche studiando delle combinazioni già sperimentate a tavolino, così da offrire ai clienti una copiata di prodotti dolci di vini da dessert che possano valorizzarsi a vicenda. E questo, ripeto, è un impegno che deve riguardare tutti. Per quanto riguarda il vino che abbiamo in bicchieri, non starò a parlarne a lungo per quanto riguarda la degustazione, perché quando noi sommelier iniziamo a parlare di vini si materializza una spada di Damocle che ha le sembianze di Antonio Albanese, che ha fatto una parodia riuscitissima del sommelier, quindi lui è stato lì a raccontare tante, diventa un po' una cosa comica. E quindi, volevo dare qualche suggestione su questo vino, che come ho detto prima è dalla vendemmia 2005, quindi quasi 13 anni fa. Un vino che ho ottenuto da uve Canonau, quindi il vitigno Patrosso di Ligure in Sardegna, che qui a Alghero, nella Docca Alghero, praticamente è stato valorizzato al massimo con questa tipologia passita di liquorosa, perché c'è l'aggiunta di alcol, ed è diventato il simbolo della Docca, uno dei vini più apprezzati di tutta la Sardegna, e il vino Candiera Costiera.
qui abbiamo una cadetta che magari ci dice qualcosa della tema. Anna Cadetto è la responsabile dei servizi esterni della catena Santa Maria La Palma. Iniziamo bene. Ho presentato è un'amica che tutti gli anni fa consacra questa manifestazione, quindi è un auspicio per aumentare le cantine per la manifestazione. Buonasera a tutti, dopo questa presentazione spero che sarete benevoli nei miei confronti, perché già hanno sbagliato la presentazione. Poi lui ha detto praticamente tutto sul mio, non ho poco da dire, e poi siamo stati salici, hanno parlato per un'ora di dolci, di sapori, di listi. Io almeno il vino però ho portato, quindi almeno mi ho fatto assaggiare qualche cosa, almeno niente. Proviamo. Comunque non voglio dilungarmi, anche perché ci sarà un appuntamento molto lungo e magari ci dobbiamo anche spostare un po'. Però volevo soltanto ringraziare tutti e invitarvi appunto non solo a degustare questo vino che si sposa benissimo con tutto quello di cui si è parlato prima, sia con appunto i dolci, il connubio proprio ideale, ma poi si sposa, credo, molto bene anche con tutto quello che si è detto prima, la tradizione della Sardegna, l'uva rossa sicuramente più prodotta in Sardegna, ma anche quella più antica, i suoi semi sono stati trovati anche in Murano, quindi anche in questo caso non è qualcosa che ci devono aver portato, ma magari qualcosa di autoctono. Una tradizione enologica incredibile, perché questo vino nasce un po' scimmiottando il porto, in Madeira, però viene fuori qualcosa di completamente diverso e assolutamente sacro, perché appunto nasce da sole uve di Cananao, quindi coltivate qui nella piana di Alghero, e anche loro vengono, come nella tradizione meridionale delle isole, appassite al sole, producono quasi un papassa, quindi anche questa dolce. E poi hanno la vinificazione e un'alcolizzazione, quindi viene aggiunto l'alcol, per quello non lo possiamo chiamare vino passito, ma è un vino liquoroso, è ottenuto da uve passite al sole, appunto le grattici, come spiegava prima Giorgio. E poi questo vino ovviamente fa un lunghissimo invecchiamento in grandi volte di rovere, tantissimo tempo, non nella barrica che conferirebbe dei profumi vanigliati, ma una bocca antica. Io invito tutti quanti a venire a visitare il tempio per chi non l'ha fatto, perché è un mondo da scoprire. Ma mi sentite se parlo sì. Così? Ah! Scusate, è come quando faccio una visita in azienda. Vi invito davvero a venire a visitare le nostre cantine in questo periodo, fino a tutto settembre, non occorre neanche prenotare. C'è una visita guidata, peraltro gratuita, da lunedì al sabato alle 5:30, basta essere 5 giorni prima, 10 giorni prima, e si fa la visita di un'ora. Sono davvero è un percorso nella scoperta, nella storia, non solo dell'azienda, che insomma ha più di un secolo di vita, e questo vino si produce da più di un secolo, ma è anche una storia incredibile di salvaguardia del territorio, non solo dei prodotti alimentari, ma pensate al nome di questo vino, anche il Luguyu, o come si potrebbe pronunciare il Luguyu, a casa mia. Però è il nome della necropoli, di anche il Luguyu, che fu scoperta con le prime bonifiche proprio all'interno della società. Sono 38 tombe che risalgono al Luguyu. Quindi ieri abbiamo fatto una bellissima visita alla Villa Romana con il professor Clemente e parliamo di uno o due secoli dopo Cristo. Se si va a visitare anche lui si parla di quasi 40 anni,
lavora all'interno e quindi credo che si possa intuire anche da io ci lavoro solo da 28 anni, quindi davvero venite a scoprirlo e godetevi questo vino e tanto che altro ce l'ha detto tutti. Grazie. Allora, ringraziamo tutti per la vostra pazienza e per il caldo che avete sopportato. Quindi per la prossima presentazione di Paolo Vieri sarà all'esterno. Buon vino, se avete delle curiosità da dover approfondire il libro è lì e Cyrano sarà, e poi domani sarà qui se qualcuno volesse fare qualche autografo. Grazie. Scusate, se non abbiamo citato chi ci ha aiutato con la sua lettura, che è Roberto Bilardi, che è stato bravissimo.